Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento insieme a Leontech per parlare di certificati. Vedremo varie soluzioni operative, certificati con un solo sottostante, con più sottostanti, a barriera continua, a barriera discreta. Quindi cercheremo di fare una panoramica, come al solito, molto variegata per assicurare no, di ogni investitore. Vedo che la gente si sta connettendo in questo momento, per cui possiamo partire. Innanzitutto saluto Anna e Pietro di Leontech che sono con noi, a cui do immediatamente la linea per gli saluti, poi partiamo immediatamente perché anche in questo webinar questa sera abbiamo tanti argomenti da illustrare. A voi. Ciao Gabriele, buonasera a tutti, buonasera da Leontech, io sono Anna e qua c'è Pietro con me, grazie per essere connessi con noi, grazie Gabriele per darci l'opportunità di parlare un po' di novità dei nostri prodotti e del nostro sito, benvenuti a tutti. Buonasera anche da parte mia. Hai detto giusto, novità, anche perché ero curioso anch'io, so che avete qualche novità, no? Sul sito. Già, tra l'altro, nei giorni scorsi, questo ve lo dico, non l'avevamo programmato, ma giusto per, in una ricerca che ho fatto su quello che è il mio database, un database ristretto comunque di persone che seguono i certificati, è emerso che il sito migliore per fare la ricerca dei certificati è il sito di Leontech, è il vostro sito, quindi Grazie. una medaglia sicuramente da portare al petto, insomma. E non lo dico perché facciamo un webinar insieme, l'ho detto anche pubblicamente nei giorni scorsi in altri contesti, quindi non è proprio una leccata, diciamo così, a voi, ma è giusto un riconoscimento reale che è stato fatto. Quindi dicevo già, il sito è fatto molto bene, però so che mi diceva Marco che ci sono alcune novità. Non so se vogliamo partire da queste, poi andiamo ai prodotti, come preferite. Certo, possiamo assolutamente partire da questo. Innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno votato il nostro sito come il migliore, fa sempre piacere e come sapete investiamo sempre per migliorarlo e renderlo di più facile accesso per tutti. Chiaramente tutti i feedback, tutti i suggerimenti che avete cerchiamo di ascoltarli e laddove è possibile implementarli. E infatti abbiamo implementato qualcosa che c'era stato richiesto. Abbiamo infatti aggiunto un po' di sezioni nuove sul nostro sito, quindi abbiamo aggiunto i certificati più scambiati. Dovremmo essere in grado di trovarli direttamente dalla home page, Esatto, sulla sulla parte sinistra, assolutamente. dati. Qui si dovrebbe aprire una lista di una decina di ISIN che sono aggiornati appunto ogni settimana e che riportano gli ISIN, i prodotti che hanno avuto più volumi netti nel corso della settimana a cui appunto si fa riferimento. Questo perché l'abbiamo fatto? Perché chiaramente avendo oltre 750 prodotti in quotazione tra Sedex e Euro TLX e tra emissioni Leontech e emissioni FG, abbiamo ricevuto magari tante richieste da nuovi investitori che si affacciano un pochino al mondo dei certificate, che quindi non sapendo magari bene come muoversi, vogliono prima di tutto vedere quali sono i certificati che stanno andando per la maggiore, quali tipologie, piuttosto che quali sottostanti, quali scadenze, quali coupon. E quindi abbiamo creato questa parte del sito che reputiamo possa dare un'informazione aggiuntiva e quindi essere anche questo uno strumento per gli investitori. Dopodiché abbiamo aggiunto nella parte cerca prodotti due nuovi filtri, esatto, se riusciamo ad andare lì. Chiaramente cerca prodotti è una parte estremamente importante del nostro sito perché è là dove si possono trovare tutti i prodotti. E quindi sulla sinistra ci sono già vari filtri, però scendendo ne abbiamo aggiunti un paio che c'erano stati richiesti, in particolare la tipologia di barriera, quindi se è europea o no, quindi europea o americana. Scendendo, scorrendo un po' in basso, dovrebbe venire fuori tipologia di barriera. Monitoraggio della barriera solo a scadenza oppure barriera continua della barriera a chiusura. Esatto, e dopodiché abbiamo aggiunto anche il filtro asset class, ovvero che tipologia di sottostanti vi sono nei certificati. Ad esempio, abbiamo alcuni investitori che sono interessati solo a certificati che hanno come sottostanti degli indici azionari, e
e allora si va a selezionare indici. Abbiamo investitori che invece vogliono vedere solo certificati con ETF e quindi si vanno a selezionare gli ETF. E così via. Questi filtri li abbiamo aggiunti proprio perché c'erano stati richiesti, quindi ripeto come sia importante ricevere il feedback da tutti voi. Se avete suggerimenti, miglioramenti sul nostro sito, ben vengano e laddove possibile, come dicevo, proviamo ad implementarli. Abbiamo inoltre ampliato o popolato, se vogliamo, la parte news, quindi in alto, dopo cerca prodotti. Dopo watchlist abbiamo un'area news dove andiamo un po' a raggruppare, vediamo se Gabriele riesce a cliccarci o forse non si sta aggiornando il mio schermo. E sono io, scusami perché ho il sito rallentato, hai detto, perché ho L'area perso. news in alto, vicino a watchlist, esatto. E lì abbiamo un po' tutte quelle che sono magari gli articoli che vengono pubblicati su di noi piuttosto che le novità, o se ci sono prodotti nuovi, qui è dove anche si possono trovare le combinazioni di certificati, che sono un esercizio che proponiamo con cadenza periodica, circa mensile, e nel quale andiamo ad individuare, tre combinazioni di certificati, quella con il rendimento più alto, quella con la volatilità più bassa e quella, con lo Sharpe Ratio più alto. Quindi eccola qua, perfetto. Quindi anche questa sezione è stata popolata, è nuova ed include più informazioni. Per cui queste sono le principali novità del nostro sito. Speriamo vi piacciono, speriamo soprattutto siano utili per poterlo navigare con più facilità e soprattutto per andare a trovare i prodotti di vostro interesse con maggiore semplicità e più velocità di prima. Esatto, assolutamente. Già era un'ottima struttura, assolutamente. Avete completato ulteriormente. Molto interessante il discorso della barriera continua o discreta, assolutamente nella selezione molto utile perché molti investitori hanno paura della barriera continua, preferiscono quella discreta, quindi possono scartare a priori. Interessante anche le classi di attività. So che molti consulenti o promotori negli ultimi anni stanno lavorando molto su certificati costruiti, ad esempio, sui fondi di investimento piuttosto che sugli ETF, no? Perché spesso e volentieri il loro core business è quello dei fondi, no? Quindi cercano soluzioni legate al mondo dei fondi, in questo caso come sottostanti, ma con la classica, no, efficienza fiscale del certificato, no? Che ti permette di avere un reddito diverso, quindi compensare delle minusvalenze, ma ovviamente a fronte sempre di un investimento su un sottostante a loro conosciuto, diciamo così. Da questo punto di vista, i certificati outperformance sono senz'altro interessanti. Magari adesso, oggi non avevo preparato niente sugli outperformance, però magari ce li possiamo segnare se volete, e magari in un prossimo video possiamo anche Assolutamente. fare un cenno a questa tipologia di prodotto perché è assolutamente interessante. Quindi tutti quelli che sono consulenti, che siano, no, di estrazione bancaria, che siano autonomi o ex indipendenti, che dir si voglia, sicuramente in questi prodotti, insomma, trovano delle soluzioni molto interessanti per i loro clienti. Tra l'altro voi ne avete anche un buon numero da questo punto di vista, quindi insomma, me lo segno e magari la prossima volta ne parliamo, facciamo un approfondimento su questa tipologia di prodotto che è senz'altro interessante. Allora, dunque, non so se volete aggiungere qualcosa o se magari partiamo con qualche prodotto. Possiamo assolutamente, direi, partire con qualche prodotto, poi chiaramente se nel corso del webinar ci sono domande riguardo le nuove funzionalità, assolutamente possiamo rivederle insieme. Ok, allora Alberto mi fa una domanda, qui rispondo velocemente. Io mi dice: scusate la domanda basic, non ti preoccupare, Alberto, nessuno è nato imparato, quindi benvengono queste domande. Mi dice: quali sono i costi per acquistare un certificato? Sono le commissioni della tua banca. E quindi, se tu compri un certificato che è già quotato sul mercato, Sedex o CertX, quello che tu paghi è la commissione della tua banca. Se hai una banca che so come, non so, Directa, per fare un nome, paghi 5 euro ad eseguito, se hai una banca tradizionale, hai una commissione in genere percentuale, uno 0,20, uno 0,4, uno 0,5, a seconda diciamo così, del costo della tua banca. Non hai altri costi da questo punto.
punto di vista. Poi sempre Alberto chiede dove guadagna l'emittente. Beh, non so se volete rispondere voi a questa domanda oppure rispondo io, vedete voi. Certamente noi abbiamo uno spread dell'1% su tutti i nostri prodotti. E cerchiamo sempre di tenere lo spread all'1%, anche se poi in determinate situazioni di mercato possiamo andare ad allargare fino a un massimo teorico consentito di 3,5%. In linea di massima, quando i nostri certificati hanno dei prezzi che scendono sotto i 900 euro, aumentiamo un pochino lo spread, che può andare solitamente sui 10 euro. Se il prezzo scende, magari lo portiamo a 15 o massimo 20 euro, di solito. A meno che non ci siano delle situazioni di mercato un po' più particolari, do dove per esempio magari non c'è liquidità sui sottostanti o ci sono delle situazioni di mercato di tensione, dove possiamo momentaneamente andare ad allargare un pochettino lo spread. Però ti direi che normalmente lo spread è di 10 euro su tutti i prodotti. Esatto, sottolineo una cosa, Pietro, 10 euro su un valore nominale di 1000, Corretto. questo per dare l'idea, no? Perché qualcuno potrebbe pensare, no, 10 euro su 100 euro sarebbe un 10%, in realtà è ricalibrato sull'1%, no? Di spread, no? Questo era il dato. Ok. Assolutamente da sottolineare, perché abbiamo qualche certificato che invece quota in base 100 e ovviamente lì lo spread è diverso, però è 10 euro di solito in base 1000, quindi 1% di spread denaro lettere. Esatto, allora io direi di partire, no? E partirei da quello che si può fare, no? Perché oggi non è arrivata questa domanda, perlomeno non mi è ancora arrivata, però in altri webinar, soprattutto in privato, spesso e volentieri mi dice, ok, ma io vorrei trovare dei certificati, vorrei accorciarmi il tempo di ricerca. No? I certificati sono migliaia, fondamentalmente. Come faccio a restringere il campo? No? Beh, molto semplicemente, ad esempio, qui, no, sul sito di Leontech si va alla voce cerca prodotti, che faccio vedere quello che potete fare, no, tutti con pochi clic. Ah, scusate, qui togliamo tutti i filtri presenti, quindi rifacciamo cerca prodotti. Ecco, in automatico, vedete, vi dice che sono quotati 767 certificati in questo momento. A questo punto voi potete utilizzare, vedete, i filtri che abbiamo qui sulla parte sinistra guardando il monitor, che ci permettono di andare a, diciamo così, a scremare, no, progressivamente quelli che sono i nostri certificati. Una prima scrematura l'ha già illustrata prima Anna, con barriera continua piuttosto che barriera discreta, no? Questo può essere una cosa. Però vediamoli un attimo. Una prima scrematura potrebbe essere in funzione, vedete, del mercato di quotazione. Se qualcuno preferisce il SEDEX o il CERTX dell'Euro TLX, può selezionare uno piuttosto che l'altro. Io in questo filtro lascio generalmente entrambi, cioè non ho, diciamo così, come dire, cioè, utilizzo entrambi i mercati. Il concetto è questo: non c'è un mercato che mi sta più simpatico, che più ritengo sia più efficiente rispetto all'altro. Quindi utilizzo entrambi i certificati. Per quanto riguarda la valuta, beh, io in realtà lavoro prevalentemente in euro. Se i certificati sono costruiti su sottostanti esteri, quindi denominati in valuta estera, in genere prediligo quelli che contengono l'opzione quanto, perché anestetizza completamente il cambio. Però se un investitore volesse andare a lavorare su una valuta diversa, perché vuole avere un'esposizione diversa e valutaria, quindi all'interno del portafoglio, perché rende efficiente la sua pianificazione finanziaria, o piuttosto pensa che il dollaro è destinato a rivalutarsi nei confronti dell'euro, ecco che potrebbe prendere in considerazione anche il discorso euro. Poi abbiamo tutta, vedete, una serie di categorie: prodotti a leva, capitale protetto, partecipazione, ottimizzazione del rendimento. Abbiamo, vedete, anche i vari nomi dei prodotti, dai tracker, ai bonus, agli express, eccetera. Ma andando subito al sodo, quali sono diciamo così, le funzioni che utilizzo maggiormente in genere? Le andiamo, se qua chiudo un attimo per esigenze di sintesi di spazio. Allora, dicevo, quelle che io utilizzo maggiormente sono, parto in genere da qui, dalla distanza dalla barriera, e metto maggiore di 50, no? Questa ovviamente è una selezione improntata alla prudenza da questo punto di vista, quindi voglio avere una barriera il più lontano possibile, una barriera più profonda, che non vuol dire non andare mai a rischiare l'evento barriera, perché non ci sono certezze sui mercati. Chi già investiva
nell'anno scorso, quando i mercati sono crollati a causa, no, dello scoppio e dell'arrivo in Occidente della pandemia e del Covid, con tutti i lockdown, eccetera. Se vi ricordate, dal 20-21 di febbraio fino a metà marzo i mercati sono crollati. Per dare un'idea, Wall Street ha perso un 32-33% nell'arco di 3 settimane. È stato un ribasso più veloce del mercato americano, no? Quindi in quel caso, voglio dire, moltissimi certificati avevano visto poi le loro barriere essere travolte, però ovviamente i certificati con la barriera discreta hanno retto meglio. Perché? Perché ovviamente la barriera discreta rimanda la protezione del capitale a scadenza. Quindi se il certificato ovviamente scadeva marzo, aprile, maggio, la frittata era fatta, ma se il certificato aveva 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni di vita davanti, ecco che poi quando i mercati hanno ripreso a salire, o meglio, quando la volatilità si è ridotta, ecco che i prezzi dei certificati hanno poi recuperato. Quindi non vuol dire che una distanza della barriera superiore al 50% protegga sicuramente, ma sicuramente mette le probabilità dalla parte del risparmiatore. Questo è un primo filtro che si può fare. Un secondo filtro, dicevamo prima, no, tra barriera a scadenza e barriera discreta. Selezioniamo quindi una barriera a scadenza, una barriera discreta, ed ecco là, vedete, in pochi istanti, fondamentalmente, vedete, abbiamo trovato 32 certificati che hanno una barriera profonda e contemporaneamente una barriera discreta, cioè attiva solo a scadenza. A questo punto, che cosa possiamo fare? Beh, un altro passaggio molto semplice, chiaro che possiamo mettere tanti altri filtri, no? Come ad esempio la data di scadenza, se abbiamo ovviamente dei vincoli temporali, ad esempio non possiamo investire più che a 2 anni e via, è chiaro che metteremo un filtro a 1 o 2 anni. In questo modo abbiamo trovato, vedete, solo 5 certificati che possono essere interessanti per il caso nostro. Ad esempio, il primo è un certificato sicuramente interessante, lo possiamo anche andare a prendere, così eccoci qua, vedete, un attimo che la mia connessione è un attimo lenta, ma arriva. Eccoci qua, questo è un certificato, ad esempio, sicuramente interessante, quota un 1% sopra la pari, vedete, quota 111, quindi 11 euro in più rispetto al valore nominale di 1000, quindi lo si paga un 1%. Però in realtà, questo ve lo anticipo, poi lo vediamo nel dettaglio, ha una cedola del 3%. Adesso non vorrei dire un'eresia, andiamo a vedere subito tutti i dettagli. Sì, esatto, una cedola trimestrale, un 3% a trimestre, quindi un potenziale anno del 12%. Non volevo fare una gaffe subito così, andando a braccio, facendo il fenomeno, no, è questo qua il certificato. Lo conosco perché ovviamente l'ho analizzato in precedenza, poi qui sono in conflitto di interesse perché sono anche in portafoglio, però è un certificato interessante. Allora, dicevo, questo certificato che vedete abbiamo selezionato proprio in 3 passaggi, abbiamo selezionato distanza dalla barriera, barriera discreta, 1 o 2 anni di vita davanti, e in automatico, vedete, abbiamo ristretto a 5 certificati. Questo è uno di quelli che secondo me è sicuramente interessante e lo possiamo quindi analizzare. Questo è un classico cash collared come struttura, quindi un prodotto a capitale condizionatamente protetto, che periodicamente, in occasione delle date di rilevazione, se si verificano le condizioni, ecco che paga una cedola periodica. Quindi è un prodotto idoneo a soddisfare l'obiettivo entrata periodica. Poi, pagando cedole del 3%, quindi un potenziale annuo del 12%, è sicuramente un prodotto efficiente anche in ottica di recupero minus, perché sicuramente i proventi, diciamo così, sono abbastanza generosi. Chiaro, non è un maxi cedola come struttura, ma sicuramente è un prodotto interessante da questo punto di vista. L'emittente è Leonteq, lo vediamo. Ah, non ho detto il codice ISIN, è qui, lo trovate, vedete, in questo spazio. Il sottostante, scusate, mi stavo dimenticando, è Varta. Varta è una società, molti la conoscono per le pile, no? Se andate nel negozio di elettronica piuttosto che dal tabaccaio e chiedete, no, delle pile, ecco, Varta è una società che tra le varie attività che ha, c'è anche quella, no, della costruzione, quindi una società con cui fondamentalmente potremmo avere un contatto quasi quotidiano. Dicevo, l'emittente è Leonteq, vedete, il certificato è quotato sul Sedex di Borsa Italiana, ha una scadenza fra 2 anni, cioè fra 2 anni, nel senso da quando è stato emesso, ha una durata di 2 anni, e la data di scadenza, vedete qui, è nel marzo del 2023. Il prodotto di emissione recente, vedete, perché è stato emesso a marzo di quest'anno, quindi ha qualche mese di vita davanti, ma fino al marzo del 2023 potrebbe rimanere in vita. Perché dico potrebbe? Perché ovviamente
dalla seconda data di rilevazione e attiva l'opzione autocall per il richiamo anticipato, ma su quello ci arriveremo fra un attimo. La barriera l'abbiamo già vista prima perché abbiamo fatto la selezione, è una barriera, vedete, discreta, quindi attiva solo a scadenza, e in questo momento vedete a una distanza del 56,48%, cioè in questo momento per verificarsi l'evento barriera, il sottostante, in questo caso è solo un titolo, Varta, deve deprezzarsi del 56% praticamente, no? Se non si deprezza di questo evento, allora la barriera è salva. La barriera che comunque è attiva solo a scadenza, però può essere senz'altro utile per il pagamento della cedola. Cedola che abbiamo già detto essere del 3% pagata su base trimestrale. Tutti gli elementi che io vi sto indicando, ovviamente, li trovate qui, vedete, nella apposita sezione dove fondamentalmente il sistema ci dice, vedete qui le date di rilevazione e qui di fianco le date invece in cui attiva l'opzione autocall, no? Quindi c'è anche il livello dell'autocall. Vediamo come è strutturato da questo punto di vista il certificato. Allora, abbiamo detto che il certificato è stato emesso a marzo di quest'anno, quindi ogni 3 mesi, perché la data di rilevazione abbiamo detto è trimestrale, come la cedola, la prima data quindi è già passata perché è stato essendo emesso a marzo, ovviamente a giugno c'è già stata una prima data di rilevazione e in quella data di rilevazione si sono verificate le condizioni per il pagamento della cedola, per cui vedete la cedola è stata pagata. Sono stati pagati 30 euro. Cosa vuol dire? 30 euro su un capitale nominale di 1000 euro danno appunto il 3% che vi dicevo prima. In occasione di questa prima data di rilevazione, ve lo anticipo io, non c'era attiva l'opzione autocall. Attenzione però, perché dalla seconda data di rilevazione, quindi siamo a settembre del 2021, quindi siamo a settembre da qui a un paio di mesi, un mese e mezzo, per dare un'idea, ecco che si attiva invece, vedete, la data di rilevazione. E si attiva, scusatemi, in occasione di questa derivazione, l'opzione autocall. L'opzione autocall, per chi non lo sapesse, è quella opzione automatica che prevede l'ipotesi che il certificato possa essere richiamato in anticipo rispetto alla naturale scadenza del certificato. Quindi, in occasione della data di rilevazione di settembre, fondamentalmente un investitore si trova di fronte a 3 scenari. Primo scenario, il sottostante, che in questo caso è 1, e Varta, è maggiore o uguale rispetto allo strike iniziale. Perché dico il valore iniziale dello strike? Perché fondamentalmente vedete il livello trigger è il 100% del fixing iniziale, cioè dello strike iniziale. Quindi in questa prima data, se il titolo Varta è maggiore dello strike, dopo andiamo a prendere questo valore, allora il certificato cosa fa? Scatta l'opzione autocall, il certificato rimborsa il valore nominale, quindi rimborsa 1000 e paga l'ultima cedola del 3%, quindi rimborsa 1030 euro. Prima opzione. Seconda opzione, Varta come titolo, quindi è minore dello strike, però comunque è maggiore o uguale alla barriera, dopo andiamo a vedere anche il livello della barriera, ecco che in questo caso il certificato che cosa fa? Paga la cedola del 3%, non viene ovviamente richiamato in anticipo e si va alla data di rilevazione successiva. Terzo scenario, quello teoricamente negativo, è quello che fondamentalmente il titolo Varta sia minore rispetto alla barriera in occasione della data di rilevazione. In questo caso non si percepisce la cedola, però attenzione, la cedola gode dell'effetto memoria, questo lo potete vedere anche qua in alto, vedete che c'è scritto effetto memoria sì, ecco che allora in questo caso la cedola non è automaticamente persa. Perché non è automaticamente persa? Perché se in una successiva data di rilevazione si dovessero verificare nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola, ecco che allora il certificato non pagherebbe solo la cedola in corso, andrebbe a recuperare anche tutte le cedole precedentemente non erogate. Questi 3 scenari che io vi ho appena descritto, voi li trovate a partire dalla data di rilevazione di settembre fino alla data di scadenza. Ovviamente se non scatta l'opzione autocall in anticipo. In genere una domanda che viene abbastanza che viene avanzata in questi casi è la seguente: ma l'opzione autocall è un'opzione automatica o è a discrezione dell'emittente? No, è un'opzione automatica, lo dice la parola stessa, autocall. Questo lo specifico perché molti dei miei lettori vengono dal mercato obbligazionario, dove l'opzione call è effettivamente una facoltà dell'emittente. Quindi in ambito obbligazionario
l'opzione call effettivamente è una facoltà che ha l'emittente di richiamare il prestito obbligazionario a partire da una certa data, eccetera, eccetera. Nel caso invece dei certificati funziona diversamente. L'emittente non ha nessuna facoltà, cioè nel momento ha la facoltà di mettere no, l'autocall nel costruire, nella costruzione del certificato, ma una volta che il certificato è stato costruito con l'opzione autocall e che questo è stato ovviamente dichiarato nel prospetto informativo, no, che è il documento che fa fede a livello legale, ecco che nel momento in cui si verificano le condizioni, cioè il sottostante o i sottostanti, sono più di uni, quotano sopra lo strike iniziale, ecco che allora gli scatta l'autocall e non ci sono alternative, proprio scatta in automatico e quindi c'è il rimborso del capitale protetto al valore nominale più il pagamento della cedola, quindi non è una facoltà scelta dall'emittente. Se il certificato, dicevo, non viene mai richiamato in anticipo, beh, si giunge alla naturale scadenza. Vedete, siamo nel marzo del 2023. A questo punto si guarda un solo valore che è la barriera. A questo punto, o il titolo sottostante varta quota sopra la barriera, quindi in questo caso il certificato mantiene la protezione, rimborsa 1000, paga l'ultima cedola di 30 euro per ogni certificato, quindi del 3%, ed eventualmente, grazie all'effetto memoria, recupera anche le cedole precedentemente non pagate. Oppure paga la cosiddetta, no, se si dovesse verificare invece l'evento barriera, quindi Varta dovesse quotare sotto il valore della barriera, ecco che in questo caso il certificato no, paga la performance negativa del sottostante, cioè si applica una formula che è prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Con questa formula si calcola il prezzo di rimborso in caso di evento barriera. Non ho citato un dato che però è opportuno citare. Attenzione, vedete qui quando stiamo parlando di opzione autocall in occasione delle date di rilevazione, vedete le prime date in cui attiva l'opzione autocall, diciamo così, la trigger, no? Il livello a cui scatta il richiamo anticipato è inizialmente, vedete, il 100% dello strike iniziale, ma poi vedete che diventa un valore che decresce e scende al 95% sempre dello strike iniziale. Quindi per calcolare questo valore si prende lo strike iniziale, lo si moltiplica per il 95% e si ottiene il valore, no, dell'autocall, un valore quindi inferiore del 5% rispetto allo strike iniziale. Diminuire lo strike rende ovviamente più probabile il fatto che il certificato possa essere richiamato in anticipo, perché di fatto si abbassa la soglia oltre la quale il certificato viene richiamato. Prima vi ho citato il livello di strike e della barriera, mi ero dimenticato di farveli vedere, li andiamo a trovare qui, vedete sul sito, abbiamo, vedete, il nome del sottostante, abbiamo il fixing iniziale che non è altro che lo strike. Abbiamo il livello della barriera che è posto, vedete, 58,05 euro. Abbiamo anche di fianco, vedete, diciamo così, i calcoli del valore di che cosa? Del prezzo di mercato, cioè della quotazione attuale del sottostante, ritardata, immagino di un quarto d'ora, in genere il ritardo è quello, ma stiamo parlando di ritardo di niente, fondamentalmente per una scelta di investimento di breve o medio periodo. Se fosse una scelta intraday, un trading scalping o cose del genere, ovviamente il dato ritardato potrebbe essere un problema, ma in realtà in questo caso assolutamente non è un problema. Quindi vedete, in questo caso abbiamo 133,40 che rispetto a un valore della barriera di 58 significa che la barriera è distante un 56%, cioè vuol dire che dalla quotazione attuale il sottostante deve perdere un 56% per arrivare appunto a questo 58,05 della barriera. E ovviamente il prezzo di mercato, vedete, è anche superiore rispetto allo strike iniziale, quindi vedete che giustamente il sito vi colora in verde e vi dice: guarda che rispetto allo strike iniziale siamo sopra del 14,90%. Quindi facendo un esempio, se oggi fosse la data di rilevazione, ma non è oggi, perché se vi ricordate abbiamo detto che la prossima è il 1° di settembre, però facciamo finta che oggi sia il 1° di settembre, che cosa succede? Questo certificato si verificherebbe, vedete, la condizione per cui il prezzo di mercato è superiore rispetto allo strike iniziale, ecco che a questo punto si attiverebbe l'opzione autocall e il certificato rimborserebbe 1000, che è il valore nominale, quindi mantiene la protezione del capitale, più il pagamento della cedola del 3%, quindi di 30 euro su 1000, quindi rimborserebbe 1030 euro. Noi lo potremmo acquistare a 1011, avremo quindi un guadagno fondamentalmente di 20 euro, quindi un 2% mal contato in un mese e mezzo fondamentalmente, no?
Quindi anche in caso di richiamo anticipato, questo certificato comunque è assolutamente interessante. Vedete che l'abbiamo trovato con una ricerca, vedete, assolutamente molto molto veloce, no? Siamo andati, se vi ricordate, su cerca prodotti, distanza dalla barriera, barriera discreta, 1 o 2 anni di scadenza, e abbiamo trovato questo primo certificato, che secondo me è già un certificato interessante. Non so se Anna, Pietro, volete aggiungere qualcosa. Scusa, stavamo provando a fare unmute. No, siamo d'accordo con tutto quello che hai detto finora. Grazie. Perfetto, io sto cercando di andare indietro, ma non torno indietro, rifacciamo allora il processo di prima. Eccoci qua. Allora, rifacciamo questo percorso, visto che, guardavo un attimo se ci sono alcune domande in chat. Un secondo che vediamo. Allora. Allora, Placido, fa i complimenti per il sito e me per l'esposizione e mi chiede se sul sito, è presente anche l'indicazione della volatilità dei certificati. Qui non so se lui si riferisca alla volatilità implicita del sottostante o se si riferisce alla volatilità del prezzo del certificato. Non so se avete questo dato. Allora, no, non è presente per il motivo che in realtà la volatilità dei sottostanti piuttosto che dei certificati è un'indicazione che non è semplicissima, nel senso che ogni sottostante, diciamo che i nostri trader, quando vanno a considerare la volatilità di un'azione sottostante a un nostro prodotto, utilizzano delle curve di volatilità che cambiano in base alla vita del prodotto, alla vicinanza all'autocall, alla probabilità dell'autocall, alla distanza dalla barriera. Quindi diciamo che non c'è un unico valore rappresentativo che si può utilizzare, ma è più una matrice di volatilità che vengono utilizzate a livello tecnico. Ed essendo delle indicazioni particolarmente complesse, non le andiamo a mettere. Non abbiamo persino noi accesso a queste informazioni, quindi figurati, non le possiamo mettere sul nostro sito. Non so se era questa la domanda, se si riferiva alla Credo volatilità dei sottostanti. di sì. Poi c'è Michelino, siccome Michelino l'avevi già fatto in realtà nel passato questa domanda, proprio Leontech, che chiede come mai, cioè quando pensate, questa domanda è per te, quando pensate di emettere certificati a base 100? In realtà ne hanno già emessi, soprattutto tra i tracker, eccetera, però non so se volete aggiungere qualcosa. Sì, è la domanda che ci viene posta qualche volta e anche appunto in occasione di altri webinar con te l'avevamo vista. Abbiamo emesso, come dicevi correttamente tu, dei certificati di tipologia tracker su base 100, però la maggior parte che abbiamo in quotazione rimangono su base 1000. Al momento, oltre ai tracker, non abbiamo previsto emissioni in base 100, quindi in base 100 si troveranno solo dei tracker, per quanto riguarda invece autocall, outperformance, bonus, al momento rimaniamo su base 1000. Esatto, mi chiedono l'ISIN del certificato di prima, lo andiamo a prendere immediatamente. Vedete, se volete, questo l'ho fatto velocemente senza farvelo vedere. Questo è un altro modo per cercare dei certificati. No? Se voi avete già in mente come si dice, un certificato, un sottostante, scusatemi, non so, il FTSE MIB, piuttosto in questo caso il titolo Varta, voi lo potete mettere qua sopra, cliccate invio in automatico, vedete, lui ti dice quali sono tutti i certificati che contengono al suo interno il sottostante che hai inserito. In questo modo lo puoi trovare. In questo caso lo identifichi in modo molto semplice, perché vedete, sono praticamente tutti dei worst off, quindi dei certificati costruiti quantomeno su un paniere, credo tutti worst off. L'unico che è da solo, vedete, degli 11 che abbiamo trovato in questo momento è il primo. Quindi clicchiamo e in automatico troviamo poi il valore dell'ISIN. Non ve l'ho fatto vedere, però è sempre utile ricordarlo. Qui alla sezione documenti noi troviamo tutte le informazioni che ci permettono di comprendere le caratteristiche del prodotto. Troviamo il KID, troviamo il term sheet, eccolo qua. E li ho aperti qua di fila. Ah, perché me li apre, scusatemi. Dov'è che me li apre? Aspetta, che lo rifacciamo, che facciamo prima, scusatemi. Eccoci qua, in automatico. Questo è il KID. Andiamo a aprire anche l'altro.
Vedete, abbiamo il documento, qui lo andiamo a ingrandire con tutte le informazioni che ci servono. Qui abbiamo, vedete, il nome del prodotto, il sottostante, il codice ISIN, vedete, poi andare a scendere abbiamo tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto esserci anche prima sul sito, ma sicuramente voi le ritrovate anche qui. Vedete, qui è molto chiaro il discorso anche dell'autocall, vedete la prima data di rilevazione. Parla di pagamento di cedole, ma vedete che è in bianco tutta la parte relativa all'opzione autocall. Invece vedete che da settembre in poi vedete anche la parte dedicata all'autocall a livello, invece viene, come si dice, viene completata, insomma, quindi vuol dire che da quella data in poi è attiva l'opzione. Quindi qui in alto, tornando alla domanda, trovate il codice ISIN. Poi qui di fianco, dove era qua, abbiamo l'altro documento, eccoci qua, ma è un documento comunque simile al precedente. Adesso qua forse ho aperto qualche altro documento sbagliato, ma vabbè, il concetto era quello che volevo farvi vedere. Quindi questo è il certificato. Se noi torniamo in cerca prodotti, togliamo Varta, che cosa possiamo fare? Possiamo fare un discorso diverso, ad esempio. Possiamo andare sempre sulla distanza dalla barriera maggiore del 50%, però magari possiamo andare a lavorare su una barriera continua, no? Quindi un certificato che presenta sicuramente magari un grado di rischio, come dire, più elevato rispetto all'altro, perché la barriera discreta rileva, come dice il nome stesso, solo a scadenza, per cui è più protettiva rispetto a una barriera continua, cioè che attiva ogni giorno di vita del certificato. Ovviamente in genere a una barriera discreta si abbina un minore rischio, quindi un minore rendimento a parità di condizioni, ovviamente, e invece a una barriera continua si abbina un maggiore rischio, quindi un maggiore rendimento. Quindi se prendiamo per intendersi due certificati costruiti, ad esempio, entrambi cash call, costruiti lo stesso giorno, con lo stesso strike, sullo stesso titolo, ad esempio Apple, un primo titolo che mi viene in mente a caso, uno con barriera continua e uno con barriera discreta, beh, quello con barriera discreta, parità di altre condizioni, quindi parità di emittente, di struttura, di strike, di scadenza, eccetera, avrà un rendimento, un flusso cedolare, in questo caso, visto che abbiamo fatto l'esempio del cash collect, come si dice, inferiore rispetto al certificato con la barriera continua. Questo perché è maggiore, è diverso il grado di rischio, questo è il concetto. Quindi in questo caso che cosa possiamo trovare? Beh, ad esempio, vedete, possiamo trovare tanti, abbiamo trovati 8 in realtà in questo caso, con le caratteristiche che abbiamo detto, cioè barriera profonda superiore al 50% e barriera continua. Vedete, ne abbiamo trovati 8 in questo momento, che noi possiamo andare a elencare, ad esempio, in funzione della cedola, dalla cedola più bassa alla cedola più alta. Ragionare di rendimento in realtà a me non piace moltissimo, io parto sempre dall'analisi del sottostante e delle caratteristiche, poi si guarda anche il rendimento, ma partire da qui non è mai il massimo. Oppure si può partire con il prezzo, ad esempio, in lettera, no? Che il prezzo del market maker, si può quindi ordinare, come in questo caso, come si dice, dal prezzo in lettera più basso a quello più elevato. Tra questi certificati ce ne sono alcuni, vedete, li possiamo ordinare in questo modo, che vedete sono costruiti su indici. Prima Anna ha detto una cosa molto corretta, nel senso che la rilevo anch'io, ha detto molti nostri investitori amano investire su certificati costruiti su indici. Lo rilevo io stesso, un po' perché io stesso amo i certificati costruiti sugli indici. Secondo, perché effettivamente molti investitori con un grado di rischio contenuto, io lo chiamo il buon padre di famiglia come concetto, comunque significa un investitore che cerca la strada della prudenza, quindi non vuole massimizzare il rendimento, ma vuole minimizzare il rischio, che non vuol dire non guadagnare, ma vuol dire guadagnando, strizzando l'occhio, no? Quindi gestendo con attenzione al rischio. Ecco, in molti casi si prediligono i certificati costruiti su indici, perché essendo, diciamo così, costruiti su dei panieri di titoli, hanno una volatilità inferiore rispetto ai singoli componenti. Quindi rispetto a un certificato costruito su azioni è sicuramente meno volatile e quindi meno rischioso. È chiaro che di conseguenza ha anche una remunerazione inferiore. Vedete, qui abbiamo ad esempio delle cedole del 5%, quindi rinunciamo a una parte di rendimento, ma per avere una maggiore protezione data non solo dalla barriera distante del 50%, ma data anche dal fatto
della volatilità, potremmo dire, dei sottostanti. In questo momento storico, che gli azionari sui massimi e la volatilità sui minimi, riuscire a costruire dei prodotti su un solo sottostante costituito da indice non è assolutamente facile, no? Perché c'è poca volatilità, c'è poca ciccia, diciamo così, non è il termine tecnico, diciamo così, ma giusto per capirsi, no? C'è poca, sì, c'è poca ciccia, no? Per l'emittente per costruire il prodotto. E quindi vedete che occorre assemblare tra loro più sottostanti. In questo caso li abbiamo messi anche a barriera continua. E quindi vedete che abbiamo un primo certificato con sottostante il DAX, l'Eurostox e il FTSE MIB. Poi ne abbiamo un altro, vedete, su due sottostanti, in questo caso sull'Eurostox e l'S&P 500. Questi due, se non ricordo male, li abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi, secondo me, se andate sul mio canale YouTube, andate su YouTube, cercate Gabriele Bellelli, trovate il mio canale, andate a vedere il video del mese scorso che abbiamo fatto insieme a Leonte, che trovate la descrizione di uno dei due, forse addirittura di entrambi questi due certificati. Questa sera possiamo ad esempio parlare di quest'altro perché nella sua composizione è un indice curioso che in genere non si trova. Abbiamo l'indice FTSE MIB che è l'indice azionario italiano, abbiamo l'S&P 500 che è l'indice principale americano, leader, no? Di tutti gli indici mondiali, ma abbiamo, vedete, questo indice Stockholm, no? È un indice, ovviamente tradisce la parola stessa della borsa di Stoccolma fondamentalmente. Quindi è un indice poco utilizzato in genere per la costruzione dei certificati. Così ad occhio vi confesso che non ricordo e non so se ci sono Anna e Pietro altri certificati costruiti su questo sottostante. Ne abbiamo fatti qualcuno. Di base questa tipologia di prodotto che cerchiamo di farla sempre uguale, cioè tra indici, barriera al 60 e cedola al 5, in questo periodo la volatilità continua ad abbassarsi, quindi diciamo che ogni volta andiamo ad ottimizzare tra gli indici che preferiamo per vedere qual è quello che funziona meglio e soprattutto per cercare anche di dare diversificazione sui sottostanti. Quindi abbiamo una lista di indici, ogni settimana magari proviamo a vedere se riusciamo a lanciarne qualcuno nuovo. L'AMEX, se non ricordo male, dovrebbero essercene un paio di certificati già emessi. Possiamo comunque controllarlo nell'area cerca prodotti andando a inserire proprio il sottostante nella barra di ricerca e vengono fuori tutti i prodotti certificati che includono questo indice specifico tra i sottostanti. Esatto. Infatti non l'avevo ancora fatto, ma l'avrei fatto dopo. Andiamo a fare qua, chiudiamo un po' di cose. Esatto, facciamolo vedere. Andiamo qua sopra, io ho fatto l'incolla, ok. Facciamo invio in automatico, ecco qua, sette, vedete, prodotti con questa su questo sottostante. E no, forse c'è anche il 30 nella parola, facciamo solo così, esatto, ne troviamo quattro, esatto, così ci siamo. Ok, altrimenti prendeva anche il 30 e trovava un paio di certificati in più. Esatto, allora torniamo al certificato. Poi ovviamente ognuno di voi può andare a lavorare su un sottostante diverso. Ad esempio qui vedete su un certificato diverso, costruito su sottostanti diversi. Ad esempio in questo caso vedete abbiamo l'indice DAX tedesco, l'indice italiano e l'indice della borsa di Stoccolma. Qui abbiamo un 39% di distanza dalla barriera, dopo non so le altre caratteristiche di questo prodotto, però vedete si compra a leggermente sconto rispetto a 1000, che è il valore nominale, si compra a 999, quindi già questo potrebbe essere un primo criterio di selezione. Poi ovviamente vanno analizzati tutti i sottostanti, le caratteristiche dei prodotti, però giusto così vedete che di colpo avete trovato una prima soluzione. Poi gli altri che vi citavo prima, qui addirittura c'è anche AEX Index, che credo che sia la borsa greca, se non erro. Torniamo quindi al certificato qui. Questo vedete l'abbiamo anche qui identificato con un paio di clic. A differenza di prima, cosa abbiamo fatto? Barriera maggiore del 50% e barriera in questo caso continua, no? Quindi abbiamo trovato questo prodotto. Questo prodotto è costruito su tre indici azionari: il nostro indice FTSE MIB, l'indice della borsa di Stoccolma e l'S&P 500 americano. Ovviamente, borsa di Stoccolma e S&P 500 sono valuta estera, sono denominati in una valuta diversa dall'euro, quindi in teoria ci potrebbe essere rischio cambio. Però in realtà questo certificato contiene, vedete, l'opzione quanto che anestetizza completamente il rischio valutario. Quindi di fatto questo certificato, anche se costruito su sottostanti in valuta estera, non risente del rischio valutario, che non è un dettaglio
di poco conto. È ovviamente quotato sul mercato secondario e quotato sull'euro TLX. Non l'ho detto, ma giusto per completezza, è un prodotto a capitale condizionatamente protetto. La struttura è sempre quella dei cash call, degli escrow, del Phoenix, no? Quindi un prodotto che paga una cedola periodica condizionata. Condizionata vuol dire che è pagata a condizione che alla data di rilevazione si verifichi la borsa, la condizione per il pagamento della cedola. Dopo lo vedremo. Mi dicono che AEX è la borsa di Amsterdam, che okay, scusate, lapsus mio. Dicevo, in questo caso l'emittente non è Leonteq, come nel caso di prima, è IFG. Lo trovate qui, lo trovate anche qui, vedete, emittente IFG International. La scadenza naturale, un attimo che chiudo un paio di finestre, altrimenti non vedo. Eccoci qua, vedete la scadenza naturale, è nel giugno del 2024, il 25 giugno. Abbiamo già detto che è quotato sul CertX dell'euro TLX. Lo trovate anche qui. La cedola gode dell'effetto memoria, la durata da quando il certificato è stato emesso. E tra l'altro è stato emesso, vedete, in tempi abbastanza recenti, perché stiamo parlando del prodotto emesso il 18 giugno, quindi 2 settimane fa. Circa con scadenza 3 anni, che sono appunto, vedete, il giugno del 2024, se non avviene ovviamente l'opzione autocall, dopo la vediamo. I sottostanti, andiamoli a vedere, eccoci qua, vedete, abbiamo tutti i loro nomi, abbiamo la quotazione attuale di mercato, abbiamo il livello del fixing iniziale, cioè dello strike, abbiamo il livello della barriera. E che cosa notiamo? Notiamo che la distanza dalla barriera e la prestazione, in questo caso rispetto allo strike iniziale, sono tutti colorati di verde. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto che sono tutti sopra il livello della barriera, ma soprattutto che in questo momento sono anche tutti, anche se di poco, sopra allo strike iniziale. E il FTSE è più o meno a pareggio, in realtà è più uno 0,04, quindi diciamo così che è uguale allo strike. Gli altri due invece, vedete, quotano chi il 4, chi l'1,5, chi l'1,80% è superiore. La caratteristica saliente, però, da sottolineare, secondo me, di questo prodotto è che la barriera, vedete, è continua, quindi è attiva ogni giorno di vita del certificato. Il sottostante worst off, quindi quello con la performance peggiore, se peggiore si può parlare in questo momento, è il FTSE MIB, vedete, è quello che ha la distanza minore, seppur un 50%, dalla barriera, vedete, leggermente inferiore rispetto agli altri come valore, e anche rispetto allo strike, vedete, è quello più in linea con lo strike, meno con una quotazione meno superiore, meno inferiore, diciamo, allo strike, maggiormente rispetto agli altri. La cedola è dell'1,25% a trimestre, per cui 1,25 per 4 fa un 5% potenziale anno di cedola. Se noi clicchiamo qua sotto, vedete che cosa troviamo? Troviamo le date di osservazione. Il primo dato che notiamo che cos'è? È che vedete la prima data di qua, il 20 di settembre, non coincide con la data 20 dicembre che troviamo di qua col livello trigger. Cosa vuol dire? Vuol dire che in occasione della prima data di rilevazione di settembre non è attiva l'opzione autocall. L'opzione autocall con trigger al 100% sarà attiva invece dalla seconda data di rilevazione, cioè dicembre. Quindi in pratica noi, chi dovesse avere il certificato in portafoglio a settembre, in occasione della data di rilevazione, si trova di fronte fondamentalmente a due scenari. In questo caso i tre sottostanti, perché sono tre, prima era Varta, un solo titolo, quindi in questo caso sono tre, entrambi, cioè tutti e tre i sottostanti, quotano sopra la barriera. In questo caso si percepisce la cedola, 12,50 euro su 1000, quindi l'1,25 che vi citavo prima, e si va alla data di rilevazione successiva. Secondo scenario, almeno uno quota sotto la barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, si va alla data di rilevazione successiva. Anche in questo caso, però, il certificato, lo vediamo sempre qua in alto, gode dell'effetto memoria, per cui la cedola può essere recuperata qualora in una successiva data di rilevazione si verifichino nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola. Attenzione però, perché dicevamo che a dicembre, seconda data di rilevazione, scatta l'opzione autocall, cioè scattano, si attiva, scusatemi, l'opzione autocall, e quindi si aprono tre scenari di fronte a un investitore. Quotazioni di tutti e tre i sottostanti uguali o superiori allo strike,
quindi alla, scusatemi, alla trigger che coincide con il 100% dello strike. In questo caso il certificato mantiene la protezione, scatta l'opzione autocall, quindi rimborsa in anticipo, rimborsa 1000 più paga la cedola di 12,50 € dell'1,25. Secondo scenario, almeno uno è sotto lo strike, ma sono tutti sopra barriera, si incassa la cedola, si va alla data successiva di rilevazione. Terzo scenario, quello negativo per l'investitore, almeno uno dei sottostanti quota è sotto il livello della barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, si va alla data di rilevazione successiva, ma ovviamente la cedola gode dell'effetto memoria, per cui non è automaticamente persa. Dicevo, può essere recuperata se non scatta mai. Ora, questo scenario che vi ho descritto in occasione della seconda data di rilevazione, noi lo troviamo in occasione anche di tutte le altre date di rilevazione fino a scadenza. Ovviamente se non scatta mai l'opzione autocall. Se non scatta mai questa opzione, si giunge alla naturale scadenza nel giugno del 2020. E 24, a questo punto si tira una riga sul livello della barriera e o sono tutti a una quotazione uguale o superiore, i sottostanti parlo, rispetto alla barriera. A questo punto il certificato non mantiene la protezione, rimborsa 1000, cioè il 100% del valore nominale, e paga l'ultima cedola, altrimenti no, si paga la performance negativa del sottostante go stop. Quindi si prende a riferimento tra i tre titoli che compongono il nostro paniere, il basket del certificato, quello che durante la vita del certificato ha realizzato la performance peggiore, e sulla base di quel certificato, di quei valori, di quel sottostante, scusatemi, si calcolano i valori del prezzo di rimborso del certificato. Quindi ipotizziamo che il worst off sia FTSE MIB, si prende il prezzo finale del FTSE MIB, lo si divide per lo strike, cioè il prezzo iniziale del FTSE MIB, e si moltiplica per 100. Quindi immaginiamo che a scadenza il FTSE quoti a 12.000, quindi 600 punti sotto il livello della barriera, si farà 12.000 diviso 25.218,16 moltiplicato per 100, no? In questo modo si calcola il prezzo di rimborso del nostro certificato a scadenza. Questo è un altro certificato, secondo me, interessante. È chiaro che ha una barriera continua, quindi maggiormente rischiosa rispetto ad altri certificati, però sicuramente considerando che si lavora su indici e che la barriera è così profonda, può sicuramente essere presa in considerazione dal punto di vista operativo. Ovviamente se diciamo così, la tolleranza al rischio e la pianificazione dell'investitore lo permettono. Non so, Anna e Pietro, se volete aggiungere qualcosa. Direi che siamo allineati. Perfetto. Placido mi chiede dove è possibile verificare le prossime emissioni dei vostri certificati. Cioè, se avete una sezione del sito con certificati in collocamento, oppure dalla prossima settimana sarà in quotazione il certificato X. No, direi che il modo per scoprire le nuove emissioni è quello di iscriversi alla nostra newsletter settimanale che inviamo ogni lunedì in giornata con i nuovi prodotti che entrano in quotazione. È il modo più magari facile per filtrare le nuove emissioni. Esatto, in questo caso vedete, andate sulla voce contattaci, trovate i contatti dell'emittente, qui inserite il vostro indirizzo email e premete invio e in automatico siete iscritti alla newsletter. Se avete, questo lo diciamo in genere in chiusura, ma già che ci siamo lo possiamo citare anche adesso, se avete dubbi, domande, chiarimenti, non consulenza finanziaria, che non possono farla, ma sulle caratteristiche dei prodotti, ecco che potete chiamare Anna, Pietro e Marco. Qui trovate il numero di telefono, qui trovate l'indirizzo email, vedete infoitaly@leonteq.com, e potete chiedere tutte le informazioni, no, sulle specifiche del prodotto fondamentalmente. Assolutamente, esatto. Quindi, come ha appena detto Gabriele, contattateci pure per qualsiasi dubbio e siamo pronti per cercare di rispondervi. Come ha detto giustamente Gabriele, non però per dare consigli su cosa acquistare o meno, ma solo domande relative ai nostri prodotti. Perfetto, allora possiamo ritornare di qua, possiamo tornare, adesso togliamo magari Stoccolma, eccoci qua, qui abbiamo trovato, no, tutti i certificati, possiamo rifare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, ad esempio andiamo a prendere sempre la barriera, no scusate ho sbagliato io, eccoci qua, dov'è qua,
Possiamo, vedete, qui abbiamo trovato i certificati con il sottostante maggiore del 50%, possiamo metterli, ordinarli in lettera, quindi dal prezzo, in questo caso del market maker, più basso fondamentalmente, quindi passatemi il termine a sconto, beh, non è un termine che piace, devo essere sincero, però quota più basso, il concetto è quello rispetto a 1000 che è il valore nominale, quindi l'eventuale plusvalenza di prezzo dovesse andare bene all'investimento, quindi certificato a mantenere la protezione del capitale, quindi la differenza tra, in questo caso 945, prendo il primo della lista, no, a caso, e 1000 di rimborso, quindi questi euro fondamentalmente di plusvalenza, cioè la differenza positiva appunto tra i 1000 di rimborso e 945, costituiscono reddito diverso e possono essere utilizzati per compensare minusvalenze. Non solo, anche le cedole dei prodotti che abbiamo descritto, che vedremo anche adesso, costituiscono anche loro reddito diverso e possono essere utilizzate per recuperare minusvalenza, no? Per cui dal punto di vista operativo i certificati, sia lato plusvalenza di prezzo che cedole condizionate, producono sempre reddito diverso e sono sempre efficienti fiscalmente perché permettono di recuperare minusvalenze, come si dice, pregresse. Facendo in questo modo vedete che si trovano una serie lunga anche di certificati, vedete, che hanno delle caratteristiche interessanti. In questo caso, vedete, ha una cedola del 4% all'anno, il worst off, perché in questo caso il certificato è costruito su due sottostanti, ha una distanza dalla barriera del 50%, quota sotto il valore nominale, per cui potrebbe già essere un primo certificato interessante. Un certificato gemello che vedete anche lui quota a 1000, quindi quota leggermente superiore, ma comunque a cavallo della pari, con una distanza dalla barriera del 53% e una cedolanna del 5%, quindi un 1% in più, ma sugli stessi sottostanti, vedete, in intesa, è questo secondo, quindi abbiamo trovato questo primo, abbiamo trovato questo secondo. Magari non so, ce ne saranno anche degli altri dopo, bisognerebbe avere un attimo più di tempo. Però vedete che in pochi minuti abbiamo già trovato due certificati interessanti, questo primo e questo secondo. Vedete che ci abbiamo messo veramente pochi click. Poi sto andando anche lento per spiegare il concetto. Una volta che avete preso la mano, voi veramente in pochi secondi avete già setacciato il mercato e trovato quelle che sono le condizioni più interessanti. È chiaro che io ho messo come distanza da barriera il 50%. Uno poteva mettere qualsiasi altro valore, poteva mettere anche, non so, la barriera discreta, poteva mettere anche, non so, lavorare solo su azioni, lavorare solo su dov'è? La valuta, solo su euro, no? Quindi potevo ovviamente restringere ulteriormente il campo rispetto a quello che ho fatto io così al volo. Però vedete che in pochi secondi avete trovato questi certificati di prima, abbiamo trovato il certificato di Varta che è uscito prima, altri certificati interessanti. Li avevo aperti, se non ricordo male, questi due, li possiamo anche andare a prendere al volo. Questo cos'è? Il primo, l'862, eccoci qua. Questo è un certificato, secondo me, interessante, sempre un proto capitale condizionatamente protetto, sempre un cash collect, un Phoenix, un Express come struttura, quindi paga una cedola periodica condizionata, è costruito su due sottostanti, in questo caso Eni Intesa San Paolo, due big del listino italiano, non appartengono allo stesso settore, quindi il certificato, diciamo così, è costruito su due sottostanti che hanno una correlazione sicuramente positiva tra loro, ma non elevatissima, no? Perché non appartengono allo stesso settore. Il certificato è quotato sul SEDEX di Borsa Italiana, quindi sul mercato regolamentato e con la presenza del market maker. Il market maker lo vedete, espone il prezzo in acquisto e in vendita, quindi denaro, bid, lettera, ask. Qui trovate anche i pezzi che espone in questo momento. Adesso in questo momento il mercato è chiuso, però questa è la fotografia dell'ultimo momento utile, no? Comunque in tempo reale, domani, quando ad esempio i mercati saranno aperti, ad esempio a mezzogiorno, alle 10:30, alle 2 di pomeriggio, quando volete, andate a vedere, qui trovate il valore denaro e lettere del market maker, la quantità esposta in tempo reale. Se cambia sul buco, ovviamente cambierà anche qui. L'emittente è Leontech, lo trovate ovviamente scritto qui. Il certificato in questo caso ha una scadenza un po' più lontana rispetto a quelli che abbiamo visto prima, perché rispetto alla data di emissione, vedete che è aprile di quest'anno,
ha una durata di 5 anni, per cui a partire dall'aprile del 2021 andiamo, vedete, all'aprile del 2026, sempre ovviamente se non scatta l'opzione autocall di richiamo anticipato. La cedola gode sempre dell'effetto memoria e la barriera, vedete, discreta, attiva sempre a scadenza. In questo momento, tra i due titoli, dopo andiamo a prendere i dettagli, il peggiore, il worst off, si direbbe, è il sottostante ENI, che comunque ha una distanza della barriera del 50%, per cui tra i due titoli, quello più a rischio barriera, così si può dire in questo momento, è Eni, che comunque dista un 50%, cioè per verificarsi l'evento barriera, Eni dovrebbe deprezzarsi del 50 e 68%. Qui sotto troviamo come al solito le quotazioni attuali dei sottostanti, in questo caso perché sono due. Troviamo lo strike iniziale, quindi il fixing iniziale, troviamo il livello della barriera. Vedete, entrambi sono sopra la barriera, entrambi del 50%, ed entrambi sono anche sopra il livello dello strike. Quindi vedete che abbiamo una situazione curiosa, vedete il prezzo quota sotto 1000, cioè sotto il valore nominale, ma i certificati non solo sono sopra barriera, i sottostanti non solo sono sopra barriera, ma sono anche sopra strike, che è un aspetto ovviamente positivo da questo punto di vista in termini di sicurezza. La cedola potenziale annua è del 4%, che significa in pratica un 1% su base trimestrale, e qui troviamo la cedola, vedete, da 10 euro, 10 euro, no, come citava prima Pietro si riferiva allo spread, in realtà in questo caso io mi riferisco all'ammontare cedolare, ma il concetto è lo stesso, 10 euro su 1000, cioè un 1%, vedete, pagato su base trimestrale, luglio, ottobre, gennaio, eccetera, quindi un potenziale annuo del 4%. Che cosa notiamo? Notiamo ad esempio che vedete la data di luglio, in occasione della data di elevazione di luglio e di ottobre, non è attiva l'opzione autocall. Da che cosa lo vediamo? Dal fatto che vedete l'opzione autocall parte da gennaio, cioè dalla terza data. Se noi andiamo in alto nei documenti, lo possiamo far vedere anche da qua in alto, questo documento che abbiamo aperto prima, qui trovate il codice ISIN, no, del prodotto. Scusate, quando mi si apre sempre qualcosa, clicco per sbaglio da qualche parte, forse l'ISIN, cos'è? No, forse clicco qua. Vedete, qui troviamo tutte le caratteristiche del prodotto. Qui c'è lo schema diverso rispetto a prima, ma il dato di analisi è esattamente lo stesso. Quindi, fondamentalmente, torniamo allo schema di prima, che è così fatto. Di così, eccoci qua. Dicevo, in occasione delle prime due date di rilevazione, luglio e ottobre, non è attiva l'opzione autocall, per cui alla data di rilevazione fondamentalmente abbiamo solo due scenari, sopra o sotto barriera, no? Adesso non torniamo a spiegare tutte le caratteristiche perché il meccanismo, la struttura sono sempre quello che abbiamo descritto prima, però giusto per darvi l'idea, in occasione di queste prime due date abbiamo questi due scenari. A partire invece dalla terza data di rilevazione, cioè da gennaio del 2022, ecco che vedete si attiva la trigger, quindi si attiva l'opzione autocall. Inizialmente vedete la trigger a valore 100% dello strike iniziale, quindi il livello della trigger, cioè del richiamo anticipato, coincide esattamente col valore dello strike. In questo caso i sottostanti sono due e di conseguenza ovviamente devono essere entrambi superiori allo strike per essere richiamato. E quindi in occasione di questa terza data di rilevazione avremo tre scenari, sopra strike entrambi, secondo scenario uno, almeno uno sotto strike ma entrambi sopra barriera, terzo scenario almeno uno sotto barriera. Questi sono i tre scenari. Attenzione a un altro dato, vedete che le prime due date con l'autocall la trigger è al 100%, poi vedete che la trigger scende al 95%. Poi in realtà se andate giù vedete che la trigger da luglio del 2023 passa al 90%, quindi a un 10% in meno rispetto allo strike iniziale. Poi vedete scende all'85%, poi all'80%, poi mi pare che si fermi all'80%. Esatto. Ovviamente la trigger decrescente, prima di un 5%, ma dopo vedete anche di un 20%, rende ovviamente più probabile che si verifichi l'evento del richiamo anticipato. Quindi è una soluzione che può essere utile anche per quegli investitori che magari vedono nella scadenza 2026 una scadenza molto lontana. È vero, è una scadenza avanti 4 anni rispetto a oggi.
e quindi magari non compatibile con tutte l'ottica temporale di ogni investitore, non con la pianificazione di ogni investitore, però fondamentalmente diciamo così, la trigger decrescente rende più probabile il richiamo anticipato. È chiaro che non è una certezza, per cui questo è un certificato da comprare solo se potenzialmente lo si può mantenere in portafoglio fino alla naturale scadenza. Poi non è detto che uno lo possa mantenere fino a scadenza, perché abbiamo detto o scatta l'autocall oppure ricordiamolo sempre, perché magari può essere utile per chi muove i primi passi su questi prodotti. Ricordatevi che sono prodotti quotati, in questo caso al SEDEX, per cui c'è sul mercato sempre la presenza del market maker, no? Con un prezzo di acquisto, prezzo di vendita, una quantità in acquisto, una quantità in vendita, che di mestiere, che cosa fa questo market maker, liquidity provider? Garantisce la liquidità al sistema, quindi fa sì che un investitore, quando vuole acquistare, trovi qualcuno che gli venda i certificati, quando invece un investitore vuole vendere, trova qualcuno che gli acquisti al valore che effettivamente ha il prodotto in quel momento. E quindi non c'è nessun divieto di vendere questo certificato in anticipo rispetto alla naturale scadenza, no? Quindi non è che lo compro e devo necessariamente aspettare l'aprile del 2026. Se non scatta l'opzione autocall, posso comunque rivenderlo in qualsiasi momento. Ovviamente la scelta di mantenerlo o di venderlo dipende dalle condizioni di mercato, da come vanno i sottostanti, da come va il prezzo del certificato. Un altro aspetto magari che potrebbe essere utile a chi muove i primi passi sui certificati è illustrare un concetto che secondo me non abbiamo mai trattato nei webinar, ma è interessante, ed è il concetto di prezzo applicato dal market maker. I certificati hanno una caratteristica, questo lo spiego perché molti magari vengono dal mercato azionario. Allora, nel mercato azionario il prezzo di un sottostante, di un titolo, è dato anche dall'incontro tra domanda e offerta, per cui si possono creare delle situazioni di euforia o di panico, per cui il prezzo può salire all'improvviso, può crollare all'improvviso in base a quelli che sono gli umori degli investitori. Al contrario, invece, i certificati hanno un prezzo che è sempre collegato a che cosa? Al valore della loro struttura opzionale. Quindi il prezzo che fa il market maker non è un prezzo dettato da quante persone comprano o vendono il prodotto in quel momento, ma è un prezzo dettato proprio dal valore intrinseco del prodotto. Non so se volete aggiungere qualcosa, Anna e Pietro, su questo aspetto, ma è una cosa che in genere non viene citata, ma che può essere utile in effetti sottolineare. Hai fatto bene a sottolinearlo, infatti non è la prima volta che ci viene richiesto, quindi benissimo ed è esattamente così. Chiaramente i volumi che noi vediamo su un certificato non hanno nessun effetto sul suo prezzo, nel senso che non è che se passano tanti volumi su un certificato allora il prezzo ne risente in qualsiasi modo, è assolutamente irrilevante. Esatto, la funzione che ha fatto vedere prima Anna è una funzione molto interessante, la andiamo a riprendere, no? I certificati più acquistati è un piccolo trucco, perché a volte magari quando guardate questa classifica, magari vi accorgete che alcuni di questi prodotti sono molto interessanti, cioè se c'è molta gente che li compra, probabilmente c'è un motivo, no? Perché magari sono certificati che hanno delle condizioni interessanti. Ad esempio, ne apro uno a caso, questo. Non lo conosco, però lo possiamo vedere proprio in diretta. Ad esempio, questo è un certificato IFG con barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza, costruito su tre indici, tutti e tre azionari, tutti e tre americani, ma contiene l'opzione quanto. Sono il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, il Russell, l'indice delle small cap, e l'S&P 500 americano, no? L'indice dei principali 500 titoli per capitalizzazione. Anche qui, quando dico che il Russell è un indice delle aziende a media capitalizzazione americana, non rapportato alle aziende italiane, per darvi un'idea, il titolo ENI, che da noi è un big, in America sarebbe nel Russell e forse neanche, no? Per darvi un'idea delle dimensioni. Quindi, quando si parla di indice delle small cap americano, in realtà questi titoli, ognuna di queste small cap sarebbe un big nel listino italiano, giusto per dare una idea. E qui sotto trovate tutte le altre caratteristiche, vedete quotato sull'EuroTLX, lo comprate leggermente sotto la pari, cioè il valore nominale di emissione 1000, qui lo comprate, vedete, a 998-999, la cedola gode dell'effetto memoria,
Il certificato scade il 9 aprile del 2024, se non è attiva l'opzione autocall, poi vediamo se c'è. Vedete, la barriera è solo a scadenza. Qui troviamo le varie caratteristiche dei sottostanti, quindi il prezzo di mercato, lo strike, il livello della barriera e i relativi livelli di distanza dall'uno e dall'altro. Paga un 5% all'anno, quindi stiamo parlando di un 1,25 trimestrale. Esattamente, la prima cedola, vedete, è già stata pagata. Sto andando proprio a braccio guardando le informazioni sul sito. La prima data, vedete, è già stata la prima attivazione, c'è già stata, è stata il 2 di luglio. Si sono verificate le condizioni per il pagamento della cedola, per cui la cedola è stata pagata. Si andrà alla prossima data di rilevazione, ottobre, dove qui vedete scatta l'opzione, dove si attiva l'opzione autocall, potrebbe quindi essere richiamato in anticipo se ci saranno le condizioni. La trigger, vedete, inizialmente è 100%, poi diminuisce fino a 90%. Se il certificato non scade mai, si giunge alla naturale scadenza, vedete, nel 2024, qui si guarda il livello della barriera. Ora, adesso questa è la descrizione molto veloce di questo prodotto, l'ho preso proprio a braccio, era per farvi vedere che a volte magari vedete anche solo guardando questa informazione, trovate c'è questo dato dei certificati più acquistati, trovate delle informazioni utili che non sono i titoli sottovalutati o sopravvalutati perché abbiamo detto che il prezzo è relativo alla componente opzionale, ma sono quei certificati che gli operatori, diciamo così, scambiano maggiormente, quindi in genere sono quelli più interessanti. Questo è un qualcosa che guardo anch'io. Io non guardo in realtà questo sito, io mi sono abbonato a un software che si chiama Acorn Infinity, no? Una piattaforma professional, diciamo così, da questo punto di vista. Mi sono creato una selezione con tutti i certificati quotati sul mercato Sedex, sul mercato CertX, e tutti i giorni vado a vedere chi scambia di più, chi scambia meno, quanti pezzi, quanti volumi, eccetera, eccetera, e ho sempre sott'occhio questo aspetto, che è una cosa molto interessante. Io spesso noto, soprattutto nella prima parte della mattinata, dei volumi anomali su alcuni certificati che magari non conosco, li vado ad approfondire, a volte trovo effettivamente delle occasioni interessanti. Quindi una sezione questa dei certificati più acquistati che vi conviene monitorare, un trucco d'esperienza, mettiamola in questi termini. Placido ci chiede di analizzare un certificato particolare, però Placido siamo in chiusura, tra l'altro. Però se mi scrivi in privato io lo posso fare, loro no, posso darti delle indicazioni su questo certificato. Quindi o mi scrivi a g.belleli@belleli.biz oppure vai su Facebook, digiti Cabelle Bellelli, trovi oltre al mio profilo privato e quello pubblico trovi anche un gruppo chiuso ma gratuito, puoi chiedere l'ammissione al gruppo dove interagisco in tempo reale praticamente con tutti gli iscritti. Ecco, quello può essere un modo per contattarmi. Ti iscrivi al gruppo, mi chiedi informazioni su quell'ISIN e ti do tutte le informazioni che vuoi su quel prodotto molto volentieri. Purtroppo adesso il tempo è tiranno, sono già le 7 e un quarto, quindi il tempo stringe. Altre domande a cui non ho risposto, credo che non ci siano, se non sbaglio. Michelino mi chiede l'ISIN, immagino che si riferisca a questo certificato che abbiamo appena descritto sui tre indici americani, e ve lo trovi qui, vedete, questo è il certificato. Ma puoi anche ricordarti, se ti ricordi i sottostanti, puoi anche fare una cosa di questo tipo, no? Prendi i tre sottostanti, Nasdaq, Russell, S&P 500, quando sei nell'home page fai la ricerca per nome, li metti e trovi in automatico, no, i certificati che sono costruiti su questi tre sottostanti. In questo caso, al primo posto, trovi esattamente il certificato che abbiamo appena illustrato. Ok, Anna Pietro, non so se volete aggiungere qualcosa. Beh, direi che è stato come sempre un webinar davvero interessante, ricco di informazioni e abbiamo forse un pochino sforato, ma vi ringraziamo per essere stati connessi con noi, avevamo un po' di certificati da analizzare. Per chi avesse appunto ancora domande a riguardo, volesse qualche informazione in più, può scriverci a infoitali@leontech.com oppure chiamarci al numero che trovate nell'area contatti del nostro sito. Grazie infinite Gabriele per la tua disponibilità. Come sempre è un piacere organizzare questi webinar insieme a te. Grazie a tutti, anche da parte mia. Grazie mille, Gabriele.
Grazie a voi per aver partecipato, grazie a tutti quelli che sono stati online fino all'ultimo, che comunque hanno partecipato. Ricordo che sto anche registrando, quindi da domani mattina o da questa sera tardi troverete anche la registrazione sul mio canale YouTube, quindi la potrete rivedere a piacimento. E se avete dubbi, domande e chiarimenti, potete ovviamente chiamare, contattare me oppure ai contatti di Leontech, anche Anna e Pietro. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie, ciao.